toccati da bassissimo e quindi il primo computer per le masse venduto anche semplicemente con una piccola tastiera di carta in un certo senso di sintesi TX80 la quale poi derivò la TX80. Logicamente altre case produttrici non si fecero attenti e presentavano i loro prodotti portati a risparmio e fornire la maggior potenza possibile all'epoca. Quindi.